Ciao a tutti fedeli follower della Fairy Family Film, benvenuti in questa nuova recensione della quinta puntata del quinto episodio di Drings of Power. Come sempre divisa in due parti, una prima parte senza spoiler, una seconda parte con degli spoiler. Allora, cosa dire? Devo dire che questa puntata secondo me è la migliore della serie finora. È la migliore della serie finora, penso che sia una risposta anche a molti dei dubbi, molte delle critiche che si potevano avere, che si potevano rivolgere a questa serie, che a partire dal finale della scorsa puntata sembra aver compiuto quel cambio di passo che ci porta probabilmente a dare un senso maggiore, ad apprezzare maggiormente questa serie. Insomma, è stato un po' il momento di svolta. Questa serie costruisce quello, quindi seguiamo diverse storyline interessanti, tra cui appunto quella di Numenor, chiaramente, con la preparazione alla guerra, la preparazione al conflitto, che non è così netta, così liscia come si potrebbe pensare. Ci sono diversi personaggi che si intrecciano, diverse situazioni: Galadriel, Halbrand, Elendil, la regina Miriel, ecco, ci sono diverse situazioni che si vanno ad intrecciare, e diciamo che anche un po' tutti quei personaggi che forse si pensava che non avessero o non avrebbero avuto molto peso, molta importanza, molto senso in questa storyline, in questa serie, stanno invece dimostrando di avere quantomeno un vago significato. Quella è la cosa importante. Insomma, una serie, buona parte del ritmo dipende anche dall'investimento emotivo che hai nei personaggi. Se un personaggio sempre inutile buttato lì, è chiaro che sei anche meno coinvolto, quindi tutto ciò che ha a che fare con lui ti sembra lungaggine, ti sembra pesante. Quindi veramente molto buona, molto ben fatta, molto apprezzata. Collegata a questo, chiaramente, c'è la storia di Adar Arondir, quindi quella, diciamo, delle terre meridionali, quella che diventerà comunque la terra di Mordor, come insomma si è già capito, si è già intuito. Ecco, anche lì le cose vanno avanti, non moltissimo, diciamo che non ci si concentra tantissimo su quello che succede lì, però ci sono anche lì, insomma, quello che avviene è comunque ritmato, è comunque interessante. Capiamo, scopriamo qualcosa di più sui personaggi, sulle situazioni, e succedono cose, il ritmo c'è, la serie ti prende, la serie ti cattura, e quella è la cosa importante. È chiaramente molto preparatoria questa storyline per come avviene in questa puntata, però diciamo funziona, è quantomeno efficace. Poi dettagli nella parte spoiler. Trovo un significato anche la parte degli dei questi antenati degli Hobbit, che forse erano un po', diciamo, il punto debole di questa serie. Cosa ce ne facciamo? Perché sono lì, sono importanti, ci interessa qualcosa di loro? Sì, no, boh, forse. Diciamo che tutto l'interesse di questa storia non ce ne frega niente di Nori. Non ce ne frega niente del capo tribù, non ce ne frega niente della famiglia di Nori, non ce ne frega fondamentalmente niente dei Pelopidi. L'unica cosa che ci interessa è questo straniero, questo personaggio misterioso. Vogliamo capire chi è. Quindi, se si concentrano sulla storyline dei Pelopidi solo per mostrarti lo straniero, solo per farti capire qualcosa in più su di lui e gettare un po' di benzina sul fuoco delle possibili teorie, è questo, non è questo, allora abbiamo, diciamo, qualcosa di interessante. Ne parleremo nella parte spoilerosa, vengono mostrate alcune cose interessanti sullo straniero, ecco, ed è l'unica cosa che ci interessa di questa storia, non molto altro. Per carità, io personalmente provo un po' di simpatia per questo popolo. La cultura dei Pelopidi che hanno mostrato, che stanno mostrando, c'è anche una chicca, una perla in questo episodio al riguardo, ne parleremo nella parte spoilerosa. Ecco, tutto questo è anche vagamente interessante per me, però forse sono un po' di parte. Mi rendo conto che in generale, cercando di guardare in maniera obiettiva, non è molto ritmata come puzzle, non è molto ritmata come storyline. Il fatto che in questa puntata qua si siano concentrati sulle cose effettivamente interessanti contribuisce al ritmo. E questo ci porta all'ultima storyline, quella di Durin e Elrond, anche questa molto funzionale, molto ben fatta, molto ben riuscita, perché va, diciamo, un pochettino ad incastrarsi anche qui, a riportare in scena alcuni personaggi, alcune questioni anche del mondo elfico, con delle riflessioni interessanti anche per quel che riguarda possibile fedeltà, tradimento dei testi tolkieniani. Ecco, tutto questo, ecco, avviene nella storia di Elrond e Durin, e diciamo che ti interessa perché da un certo punto di vista ti spiazza, ma anche perché, come dire, ci sono alcuni dilemmi morali, alcune questioni che ti coinvolgono.
che ti prendono. Quindi nel complesso una puntata, per come la vedo io, molto riuscita, che sembra essere, diciamo, anticipazione, preludio, puntate ancora più riuscite, ancora più interessanti, ancora più coinvolgenti. So che questa serie è stata e sarà inevitabilmente oggetto di critiche, al centro di critiche spesso anche feroci, che talvolta poi ricadono anche su chi ne parla vagamente a favore di questa serie come sul sottoscritto. Ecco, direi che questo episodio qua mette a tacere buona parte, molte delle critiche che sono state mosse a questa serie. Un paio di secondi, andiamo a fare degli spoiler. Allora, per quanto riguarda la parte di Numenor, interessante. Allora, interessante tutta la preparazione. Ci sta una puntata preparatoria della spedizione con alcuni momenti interessanti. Io continuo a mantenere un mio certo così dispiacere, poco interesse, poca simpatia verso Galadriel, questo personaggio apparentemente perfetto, qui tutto riesce alla grande. Anche in questa puntata qua, quando c'è il combattimento con i cadetti di Numenor, li devasta brutalmente, li distrugge. Non molto interessante come parte, diciamo che hanno presentato finora Galadriel come un supereroe. Serve la bastonata sui denti, serve la bastonata sui denti. Per il momento Galadriel non ha ancora fatto quello scatto, è piena di superbia, motivata chiaramente anche da traumi personali, da perdite, lutti, però è un personaggio superbo, pieno di sé, le serve, proprio astraendoci anche dal contesto tolkieniano in cui la superbia è un peccato massimo, le serve quella bastonata sui denti per renderla simpatica al pubblico. Galadriel che va in difficoltà, che non riesce a fare qualcosa, che le crolla il mondo addosso o qualcosa del genere, gioverebbe molto al personaggio, senza dubbio. E poi troviamo anche un senso vagamente alla sorella di Isildur e al suo spasimante, che diciamo vengono politicamente coinvolti e servono a far svelare un po' i piani di Farazon, quindi, che è a favore della spedizione non perché gliene frighi qualcosa degli elfi, ma per un tornaconto economico, per il favore, il vantaggio di Numenor. Quindi insomma, questa qui sono state anche considerazioni, scene politiche che personalmente ho trovato ben riuscite e piuttosto interessanti. Ecco, parlavo di questo quando dicevo personaggi che sembravano buttati lì a caso, che poi invece vanno ad avere un senso. E ho trovato ben riuscite, anche molto ben riuscito forse, anche lo sviluppo di un paio di personaggi. Sto parlando di Isildur e Halbrand. Isildur noi già lo conosciamo, sappiamo chi è. Isildur è uno che ha buone intenzioni, ha buoni guizzi, ma non porta a termine le cose. E questo che gli rimprovera anche il padre Elendil. E tu, quando guardi questa cosa da spettatore tolkieniano che conosci, o anche da spettatore che conosci di un alieno, dici: sì, è vero, è dannatamente vero. Sconfiggi Sauron, ma non gli distruggi l'anello. Ecco, particolarmente emblematico da questo punto di vista quando il suo amico Ontamo gli dice: spero che un giorno tu troverai qualcosa per cui sei disposto a sacrificare tutto. Non l'avessi mai detto, purtroppo quel qualcosa lo trova e la condurrà alla rovina. Per quanto riguarda Halbrand, al centro di teorie sulla sua possibile essere Sauron, diciamo che ci stanno giocando molto su questa cosa. Anche in questa puntata qua è stato, diciamo, particolarmente interessante vedere alcuni suoi scambi, alcune sue parole, alcune sue battute per quel che riguarda il suo rapporto con Galadriel. Quando Galadriel parla della morte del fratello come, diciamo, cosa che la spinge ad agire, a muoversi almeno in parte, ecco, se effettivamente venisse fuori che Halbrand fosse Sauron, cosa di cui ancora non sono convinto del tutto, lei ha rivelato, insomma, ha confessato un pochettino questo suo trauma all'assassino fondamentale del fratello, perché il fratello Finrod trova la morte proprio per mano di Sauron, quantomeno si aderiscono ai testi tolkieniani da questo punto di vista. Interessante quindi questa questione qua. Diciamo che Halbrand continuano a giocarlo come personaggio subdolo, ecco, non sono ancora convinto che sia Sauron, perché forse è un po' scontato, nel senso ci sono arrivati tutti a considerarlo come uno dei papabili personaggi, diciamo, interpreti di Sauron, e capisco perché ci sia questa teoria, capisco perché venga detta, però ecco, un po' la sua banalità, un po' il fatto che, come dire, diciamo, Sauron compare in scena come, principalmente come nemico di Numenor, che poi viene da essere sconfitto, si sottomette a loro facendogli, diciamo, credere di essere oramai completamente annientato, di non poter più niente contro di loro. Ecco, è una cosa
che mi aspetterei che avessero rispettato. Però d'altro canto è sensato anche chi dice che sta già cominciando a corrompere il numero dall'interno, sta cominciando appunto ad agire per deviare un po', plagiare elementi non oreani, quindi ha senso, saremo a vedere nelle prossime puntate altri dettagli, altre indicazioni al riguardo. Questo per quanto riguarda Numenor, ecco. Diciamo che ho trovato interessante la scena di Isildur anche perché fa un po' il paio con il suo personaggio gemello, ovvero Elrond gemello, per quanto riguarda insomma il prologo del Signore degli Anelli. Elrond, quello che dice a Isildur: guarda, vieni, distruggi l'anello, buttalo, gettalo tra le fiamme. Interessante vedere che tanto Isildur è, diciamo così, volubile, poco deciso nelle cose, tanto invece Elrond è ferreo nelle sue decisioni, cioè anche posto davanti alla distruzione del suo popolo, alla scomparsa degli elfi dalla Terra di Mezzo, lui ha fatto un giuramento a Durin, a un suo amico, ed è pronto a rispettarlo indipendentemente dalle conseguenze. Ecco, non senza fatica, non senza peso, diciamo che il dissidio morale di Elrond da questo punto di vista si percepisce ed è sicuramente pesante. Però insomma la sua fermezza è ciò che lo distingue comunque dall'altro, dagli altri personaggi, ciò che lo distingue da Isildur, per fare un esempio, ma anche da altri personaggi simili, da altri personaggi analoghi, ecco. Interessante la storyline di Elrond, ci siamo addentrati in questa, quindi continuo a parlarne, è stato bello rivedere Girgla a tutti quanti. Ci sono alcune cose che mi hanno un po' spiazzato. Il fatto che la ricomparsa del male della Terra di Mezzo possa portare alla scomparsa, proprio alla evanescenza degli elfi, e al fatto che il Mithril sia l'unica cosa che possa salvarli. Ecco, per quanto riguarda il Mithril come così rimasuglio di luce di un Silmaril che un fulmine avrebbe, diciamo, stampato, fatto sprofondare nelle montagne nebbiose, sni, non mi convince molto, perché i Silmaril sono incredibilmente importanti nella mitologia tolkieniana e hanno, come dire, tutti quanti una loro destinazione, quindi uno buttato dentro un vulcano, uno con Erendil nella volta celeste e uno invece all'interno degli abissi marini, quindi insomma il fatto di averne parlato in maniera così un po' leggera, un po' così en passant, mi ha dato vagamente fastidio. Ha senso che però il Mithril come, diciamo, ecco, è anche l'idea, quindi Tolkien non parla dell'origine del Mithril, questa spiegazione qua mi ha convinto non del tutto, e l'idea insomma che il Mithril conservi la luce del Silmaril sia l'unico modo per impedire agli elfi di svanire dalla Terra di Mezzo, anche questo mi ha, diciamo, lasciato vagamente perplesso. Ci ho riflettuto, ci sto ancora riflettendo, mi sto finito di guardare la puntata veramente da poco tempo, e allora, da un lato sicuramente c'è di vero il fatto che gli elfi di base loro svaniscono, la Terra di Mezzo è degli uomini, il loro destino è svanire. È chiaro che nella seconda era siamo ancora all'inizio, però Tolkien esplicitamente nei suoi scritti ne parla di questo come il destino degli elfi, elfi destinati a svanire, non c'è più posto, non ci sarà più posto per loro nella Terra di Mezzo, dovranno andare nel continente occidentale se vogliono continuare ad essere creature incarnate, non svanire e perdersi nel nulla. Quindi questo ha indubbiamente senso, e buona parte dell'uso degli anelli del potere serve proprio per questo. Gli anelli del potere, i tre anelli degli elfi, hanno proprio lo scopo di conservare, di preservare, di imbalsamare quasi una realtà che agli elfi piace, che agli elfi interessa, che agli elfi, in cui gli elfi possono esistere, in cui gli elfi possono abitare. Come andrà avanti ecco, usare il Mithril come strumento che può, diciamo, essere un punto di svolta, Sni, devo vedere ancora come porteranno avanti la cosa, se alla fine il Mithril diventerà un po' il canalizzatore che utilizzeranno per forgiare gli anelli del potere. Penso all'anello di Galadriel, Nenia, se non vado errato, che è effettivamente di Mithril, avrebbe senso. Capisco che è una mossa logica usare il Mithril per congiungere in sé queste due storyline, Khazad-dûm e gli elfi, Elrond e Durin. La scelta di Elrond poi di essere onesto con Durin ripaga, perché Durin l'accetta molto bene. In generale, ecco, storyline non ritmatissima questa, ma che funziona perché ti costringe a riflettere profondamente sul mondo, anche sul contesto tolkieniano, che è sempre una cosa buona, una cosa positiva. Per quanto riguarda poi la storyline dei Pelopidi, niente da dire, come ho detto prima ti interessa solamente sapere chi è lo straniero. C'è, per come vedo io, un indizio interessante, ovvero il riferimento alla luna. Allora, intanto, no, parliamo prima della perla. Allora, i Pelopidi sono noiosi finché vuoi, questo qui lo concedo tutti, però la scena della canzone
con il viaggio alla migrazione, io penso che tecnicamente e qualitativamente sia qualcosa di straordinario, di fatto benissimo. Chi parla? Allora, tu a questa serie puoi fare diverse critiche, dal punto di vista dell'Hawkiniano, dal punto di vista del ritmo, critiche sulla perizia tecnica con cui è messa in scena, a parere mio non gliene puoi proprio fare. Ho provato a guardare anche questa puntata con un occhio super critico, cercando di cogliere errori di messa in scena, non ne ho trovati. Questa scena qua è fantastica, la canzone Wandering Days è fantastica e la perla chiaramente è Not all who wander are lost, non tutti gli erranti sono perduti nella traduzione italiana, un verso che Bilbo dedica poi ad Aragorn, dedica poi a Gran Passo ed è fantastico. I pelopidi sono antenati degli hobbit, è bellissimo, profondamente tolkieniano, da proprio quell'impressione di profondità, pensare al fatto che questo verso di questa antica canzone sia poi sopravvissuto e sia riemerso nella poesia, nella cantilena che Bilbo va a dedicare poi ad Aragorn. Fantastico, fantastico, una perla, date un aumento nel remoto caso avesse bisogno agli sceneggiatori che hanno pensato questa cosa qua, punto. Per quanto riguarda lo straniero, ecco, alcuni riferimenti a questo personaggio erano stati fatti prendendo come esempio questo personaggio mitologico, l'uomo della luna. Si parla in una delle poesie degli hobbit di questo uomo della luna che con una meteora cade dal cielo e arriva nella terra di mezzo. Il fatto che, come dire, quando sta riflettendo su se stesso, lo straniero, ci sia questa inquadratura in cui si va a inquadrare la luna, poi compare sopra in pensione il luogo del suo schianto, con queste creature misteriose sulla cui identità non dirò niente perché non riesco a immaginare che possano essere uno e... oltre a dire insomma che sono brutti ceffi abbastanza inquietanti e non ho guardato, non mi sono informato, non ho guardato possibili teorie varie, quindi non voglio dire delle scemenze assolute, però ecco, il fatto che ci sia questa presenza della luna mi ha fatto pensare che non possa essere, si diceva Gandalf, si diceva Sauron, si diceva quello che è, non lo so, ecco, anche la teoria apparentemente strampalata che la luna c'entrasse qualcosa sembra non essere più così stupida, poi in realtà magari viene fuori che effettivamente Gandalf, come dice, sostiene la teoria che va più per la maggiore, però ecco, ancora non so. E infine, beh, si va nelle terre meridionali, anche lì non si dedica molto screen time a Rondir, mica a Rondir, diciamo che è interessante, perché è molto preparatoria, ecco, nella prossima puntata saranno botte da Orbi, scontro tra Adar, gli orchi e Arondir e compagnia bella, è bello insomma che abbiano velocizzato le cose, è riuscita perché hanno velocizzato, quindi il vecchio... Marwyn, Bronwyn, faccio confondere ancora tra i nomi, portate pazienza. Comunque il vecchio che va per dire sì, Sauron, io mi inchino a te. E Adar, Sauron chi? Scusa. È riuscita bene per come la vedo io. E poi insomma lo scontro che si prepara. Ecco, il fatto che Theo riveli questa sua spada che in realtà è una chiave lì, non so bene dove vogliono arrivare, però ecco... Sono andati molto agili, ok, ci liberiamo del vecchio, va, si mette con Adar, Tio rivela la cosa della spada, sono pronti a combattere, adesso sembra che la tipa voglia arrendersi, ma figurarsi se si arrende, in realtà probabilmente Rondel poi la convince a fare la cosa giusta, quindi puntata molto riuscita, non vedo l'ora di vedere la prossima, serie che sta ingranando veramente alla grande, e ultime tre puntate che ci promettono veramente di farci divertire. Non aggiungo altro, vi invito a lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, a iscrivervi al canale della Fairy Family Film nel caso ancora non l'abbiate fatto e noi ci vediamo molto presto con altri video della Fairy Family Film. Ciao a tutti!